Io sono Alessandro, autore TV. Lei, Valentina, editor in una casa editrice. Io scrivo, lei legge e a volte mi corregge. Aia! Viviamo insieme da poco e questa è la nostra libreria. Bella, vero? Ma è troppo piccola. Negli scaffali in alto ci sono i miei libri preferiti. In quelli in basso ci sono i miei. E questo qui al centro, il più importante, lo riempiamo insieme a voi. Sì, ma con stile. Stile libro. Siamo di nuovo qui, un'altra puntata di Stile Libro, una meravigliosa puntata, come meravigliosa è la nostra Valentina che abbiamo qui, è vero? Abbiamo qui, è verissimo, sì. Scusa? Verissimo. No, signore, questo è Stile Libro, non è verissimo, anche se Valentina probabilmente assomiglia per qualche tratto a una conduttrice della rete Ammiraglia di Canale 5, ma lasciamo perdere, tanto Valentina è unica, è vero? Non sono unica. Per te dovrei esserlo, ma in realtà oggi c'è un'altra Valentina che insomma conosceremo e di cui racconteremo non soltanto la vita e la storia, ma anche il libro che ha scritto, che poi in realtà parla proprio di una parte della sua vita importante, e che è Valentina Acciardi, ex concorrente del GF, del Grande Fratello 13, e che insomma si è distinta non soltanto per la sua grazia, per la sua simpatia, ma anche perché ha vissuto ben 10 anni fa un evento tragico, un incidente. E da questo proprio ha preso spunto per il suo libro che vi faccio vedere adesso via computer, che è questo qua, Valentina Acciardi. Mi riprendo la vita con una mano sola. Perfetto. In cui lei ovviamente racconta questa svolta inevitabile che ha dovuto prendere appunto la sua vita. 10 anni fa, dicevamo, ha subito questo incidente molto grave con la macchina e che l'ha costretta a fare a meno di un braccio che le è dovuto, insomma, ha dovuto perdere, e che l'ha ovviamente messa di fronte alla realtà delle cose, cioè tutto era cambiato, non soltanto la possibilità che la sua carriera andasse avanti, perché lei era una modella e come sappiamo, insomma, un certo tipo di ambiente, certo, ma rifiuta un po' la diversità o il sacrificio che la diversità comporta, e che si è dovuta quindi rieducare ad una nuova vita, a partire non soltanto, come dicevo, dal lavoro, ma anche alle piccole cose. Immaginiamo, non lo so, lavarsi i capelli, truccarsi, insomma, abituarsi ad una vita da riprendere appunto con una mano sola. Lei l'ha fatto con una grande forza, un grande coraggio e una grande anche voglia di sfidare, voglia di portare il suo esempio. A proposito di sfide, sembra strano da dire, ma lo stesso Grande Fratello, nello specifico, ha rappresentato una vera e propria sfida, perché rimanere tanto tempo chiusa in casa e confrontarsi quotidianamente con il massimo, diciamo, un po' che l'estetismo, insomma, o la voglia di primeggiare o di esibirsi può rappresentare nella televisione italiana, invece lei l'ha affrontata con una grinta, con una voglia di fare, con una normalità e con una simpatia che comunque ha conquistato tutto. È proprio a proposito del GF che noi invece vi andiamo a fare il quiz di oggi. Ale? Alessandro? Ale! Oh, sì, arrivo, mamma mia ragazzi, uno non si può rilassare un attimo, eccoci. Siamo al momento del quiz, abbiamo introdotto un pochettino il libro di Valentina Acciardi, Mi riprendo la vita con una mano sola, ma ci eravamo soffermati sulla sua partecipazione al GF13, e a questo proposito che noi vi facciamo la domanda di quest'oggi. Valentina Acciardi, oltre ad aver partecipato a un reality, ha anche fatto l'attrice in un film, ed era al fianco di uno di questi tre grandi personaggi della televisione italiana: Leonardo Piraccioni, Piero Chiambretti o Pippo Baudo. Lo so, questa volta non è facile. Stranamente, di solito più è famoso il personaggio, più si pensa che sia facile rispondere alle domande, ma anche questa è una piccola curiosità che dovrete andare a scoprire, ma mi raccomando, sempre con un occhio puntato su Stile Libro. Alessandro, ti ricordo che questo è mio e che hai tutti questi da leggere. Sì, dai. Va bene, ok. Arrivo. Abbiamo parlato di Grande Fratello, abbiamo parlato anche di film, vi abbiamo chiesto in che film ha partecipato come attrice, a fianco di quale personaggio Valentina Acciardi, però insomma quello su cui dobbiamo puntare l'attenzione adesso è il libro che ha scritto,
un libro che comunque racconta il desiderio di rivalsa, ma allo stesso tempo il desiderio della normalità. Una normalità in un certo senso non cercata a tutti i costi, ma necessaria. Necessaria per fare qualsiasi cosa che quotidianamente noi ci viene naturale fare, ma fatta addirittura anzi forse con una punta di supereroismo, se vogliamo. Perché sì, è facile dire uno si deve rimboccare le maniche e deve andare avanti, però allo stesso tempo, insomma, farlo in una maniera che non presenti un'invalidità, ma addirittura sia fonte di ispirazione per gli altri, non è cosa da tutti. Non è cosa da tutti, è quello che dicevi tu sulla ricerca della normalità. In realtà è un passaggio, un percorso molto difficile da compiere e che non tutti fanno con la serenità e veramente la solarità che lei lascia trasparire dai suoi occhi. Il libro è fondamentalmente, possiamo dire, non un romanzo appunto, ma un racconto esattamente di vita che lei è riuscita anche a rinforzare grazie ai suoi studi in psicologia e quindi a trattare, come dire, la perdita e il trauma attraverso una serie di fasi che poi sono ci riguardano tutti appunto nel momento in cui ci capita una sventura oppure nel momento in cui proprio bisogna in un certo senso metabolizzare un trauma appunto, una perdita. Tra l'altro lei è così brava e coinvolgente che ci ha messo davvero poco a convincere la Mondadori, che comunque insomma non è un parvenu tra le case editrici, ma una casa editrice molto importante, a metterla in condizione di pubblicare il suo primo libro, in un certo senso. Esatto, perché la sua lei mi ha parlato a lungo sia della sua partecipazione al Grande Fratello, dell'eco che c'è stata poi dopo alla sua partecipazione, e mi ha detto che l'ha fatto proprio per questo, perché cercava in un certo senso di inviare un messaggio, di sensibilizzare la gente a riuscire appunto a superare quel gradino e a vivere una vita normale senza nessun tipo né di vergogna né di difficoltà, e quello che ha ricevuto in cambio è stato proprio questo. Lei mi ha detto che è stata assolutamente commossa dalla quantità di messaggi di gente che ha vissuto magari la sua stessa sventura o che ha in un certo senso nella vita una forma di disagio o di problema, e che grazie al suo esempio, cioè quello di essere riuscita a guardare tutti in faccia senza nessun tipo di vergogna e a mettersi in gioco, gente che quindi ha preso esempio da lei per superare una difficoltà. Ed è un libro dalla scrittura ponderata, riflessiva, e che permette non soltanto di addentrarsi appunto nella vita e nelle circostanze e quindi nella vicenda clou, ma anche, come dicevo prima, di sondare in un certo senso proprio le reazioni più profonde, più psicologiche, e tutto quindi quel magma di reazioni che si hanno, che si possono avere, e che, ritorno a dire, probabilmente l'abbiamo ripetuto all'infinito, però Valentina è riuscita a vivere con una dignità e una forza d'animo non indifferenti. Tra l'altro, diciamo, quello di cui lei era soprattutto orgogliosa, che la visibilità e la popolarità che lei ha ricevuto dal Grande Fratello, è stata una visibilità in un certo senso sana, ispiratrice. Non è stata una visibilità totalmente riferita al proprio personaggio e in un certo senso, se vogliamo, egoica o comunque per un vantaggio personale, ma è stata comunque una visibilità che lei era orgogliosa di dire che poteva essere trasferita come esperienza. Sì, questo, esatto, ce l'ha resa oltremodo vicina e tra l'altro constatando anche il fatto che è una persona proprio gradevolissima, che non solo non ti fa pesare, ma gioca con tranquillità con tutte quelle che possono essere le difficoltà non solo sue, ma anche di chi le sta intorno, e ha la capacità di mettere a proprio agio le persone senza far pesare mai né la popolarità né, diciamo così, la difficoltà che teoricamente potrebbe avere, perché abbiamo avuto modo di conoscerla. Infatti tra poco vi racconteremo com'è andata la fine di una cena che abbiamo trascorso con lei, vero? È vero, sì, perché ci siamo visti a Cassino in occasione
occasione di un evento di beneficenza che si doveva insomma svolgere. Lei sarebbe stata la madrina e ci ha concesso una breve intervista proprio sulle nostre impressioni sul suo libro e sulla sua opinione in merito. Devo dire che è stata carinissima, che ci ha permesso ecco di conoscere il personaggio al di là appunto dello schermo, ma di incontrare appunto una persona molto gradevole. Sì, una cena che si è trasformata comunque in una chiacchierata amichevole, dopo che per noi è stato quasi naturale, insomma, parlare un pochettino del suo libro, perché in un certo senso, più di in altre occasioni, la rispecchia in pieno e rispecchia il suo modo di essere. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Ciao a tutti amici di Stile Libro, oggi siamo in un esterno particolare, abbiamo passato una serata meravigliosa con Valentina Ciardi, che è venuta a trovarci qui a Cassino per un'altra insomma, esperienza insieme. E abbiamo incontrato Valentina anche perché è autrice di un libro, devo dire, meraviglioso, nel senso che parla di una rinascita anche questa. Si chiama Mi riprendo la vita con una mano sola. Mi piace l'idea proprio che questo titolo abbia un possessivo, cioè mi riprendo. Allora Valentina, quello che vorrei chiederti è quando hai ripreso la tua vita e che cosa ha generato il cambiamento? E poi come ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Ricordiamo che Valentina ha partecipato a un'edizione del Grande Fratello e quindi questo è forse un valore aggiunto, cioè quello di voler rendere al pubblico non soltanto una testimonianza visiva ma anche un racconto di vita importante. Sì, chiaramente appunto l'esperienza del Grande Fratello tu puoi dimostrare con i fatti, no? Quindi un piccolo spaccato di società quanto poi sia semplice rapportarsi con gli altri e quanto gli altri vivano poi la tua problematica in base a come tu gliela fai vivere. Quindi se tu non la vivi e sei sereno, le altre persone non hanno paura o timore o in qualche modo imbarazzo di nulla. Quindi questa era la motivazione. Chiaramente nel libro ci sono tutte le fasi, no? Del post-trauma, perché chiaramente quando la vita ti viene stravolta, come un incidente, come in molti traumi che poi possono essere diverse le esperienze, comunque poi delle fasi sono simili un po' per tutti, no? Quindi c'è poi la tristezza, la rabbia, la frustrazione, sentirsi solo, non capito, e il desiderio appunto di fare questo libro era proprio per trasmettere questo, nel senso che nessuno è un supereroe, quindi quando ti capitano delle cose chiaramente è brutto per tutti, però l'importante è poi come riesci a superarle, no? Quindi la tua domanda anche era cosa ti ha spinto, certo, qual è stato lo slancio, insomma, ed che è ti sicuramente ha portato... l'amore per la vita, che so che può sembrare banale, ma in realtà è la cosa più naturale, no? Quindi il fatto che è vero che siano delle paure, è vero che tu ti devi reinventare un sacco di cose, devi avere la forza e il coraggio di riaffrontare magari la società o tante cose, però non... Come niente vale la pena di rinunciare a tutto questo. Certo. Quindi... Però una cosa interessante l'hai detta che un po' in senso buono ti contraddice, nel senso che tu hai appena detto nessuno è un supereroe, in realtà tu nel tuo piccolo, comunque nella tua esperienza, nei tuoi riscontri lo sei stato, perché mi hai raccontato insomma di aver avuto un sacco anche di testimonianze, di ringraziamenti di gente comune che è riuscita grazie a te, grazie alla tua esperienza non soltanto in video ma anche appunto grazie a questo libro a in un certo senso superare un ostacolo, a superare e a salire quel gradino che poi ti porta ecco, a riprendere in mano la propria vita. Sì, però il fatto è questo, che quando io dico sempre, io quando ho avuto l'incidente era appena uscito il libro di Alezzanati e per me quello è stato il mio più grande psicologo e quindi mi sono resa conto quanto fosse importante nel momento che vivi delle cose, cioè il ascoltare l'esperienza di qualcuno che ha vissuto la medesima cosa o comunque simile e come l'ha superata, quindi vedere questo ti fa comunque venire una forza innata di dire allora lo faccio anch'io, cioè se l'ha fatto lui lo posso fare anch'io. Certo. E quindi semplicemente quello che ho fatto anch'io nel mio piccolo, che è stato semplicemente dimostrare come faccio tutto, come ho imparato a fare ogni cosa, da allacciarmi la scarpa, a legarmi i capelli, a fare magari dei piccoli gesti, perché io non ho fatto grandi cose o tantomeno da supereroe, perché certo.
Però queste cose qua fanno comunque venire una voglia innata, cioè, nelle persone di dire, ah, però vedi, allora perché io non posso fare questo? Che poi può essere, una persona può anche non, per assurdo, non avere assolutamente nulla, però rendersi conto automaticamente di quanto ha e lo dà per scontato. Certo, quindi avere insomma uno stimolo, una sorta di input. Bene, e lo stimolo e l'input in una scrittura anche molto coinvolgente ci arriva grazie a questo racconto di vita, che è un racconto importante perché parla della sofferenza, ma anche appunto della rinascita dalla sofferenza. Vi riprendo la vita con una mano sola, pubblicato da Mondadori, che vi invito a leggere perché insomma Valentina è l'esempio della rinascita per tutti. Siamo giunti al momento della soluzione. Vi ricordiamo subito la domanda, che era: Valentina Acciardi, oltre ad aver preso parte al Grande Fratello, quindi a un reality, ha anche recitato in un film, al fianco di quale personaggio TV estremamente famoso? Leonardo Piraccioni, Piero Chiambretti o Pippo Baudo? Qual è la risposta, Valentina? La risposta esatta è Piero Chiambretti nel film Ogni lasciato è perso. Ah, tu l'hai visto? No. Allora l'hai perso. No. Accidenti. Però a questo punto ti faccio una domanda io a te. Se tu avessi avuto la possibilità di scegliere, con quale di questi tre personaggi? Con Pippo Baudo. Vabbè, Pippo, lo sapevo. Pippo Baudo, io ho una passione per Pippo Baudo. Sei una fan, vero? Sono una fan, sì. Eh sì, un pochettino ti ha accompagnato nella crescita? No, no. Non sei cresciuta? Sei rimasta anche tu una bambina come tutti quanti noi. Comunque, insomma, la risposta è questa. A questo punto, insomma, inutile parlare dei commenti che comunque la gente fa sul libro, perché ovviamente essendo un personaggio tra virgolette pubblico sono sempre molto estremi sia da una parte che dall'altra. C'è chi l'adora e c'è chi invece pensa sia una manovra pubblicitaria piuttosto che comunque riferita a se stessa. Diciamo che noi, avendola conosciuta, non possiamo far altro che invece dare un accento su quella che è la nobiltà d'animo che abbiamo già sottolineato e passare serenamente alle mail che ci hanno scritto anche oggi e che continuano a essere più numerose di quelle che immaginavamo. E scusate se non riusciamo a raccontarle tutte, a leggerle tutte, a rispondere a tutte, ma insomma, ripeto, siamo costretti a leggere i libri per poter leggere poi le mail alle quali poi dobbiamo rispondere. Ma comunque, insomma, sono Flavia da Gioia Tauro. Sinceramente, volevo chiedervi, voi passate più tempo a vedere la TV o a leggere i libri? Beh, allora, diciamo che io tendo più a vedere la TV e lei tende più a leggere, vero? Sì, però in realtà poi cerchiamo, come dire, un percorso, una landa comune, che è quella del molto spesso del dopo cena, quando siamo tutti e due troppo stanchi, sia io per leggere probabilmente dopo una giornata in cui ho letto tutto il giorno, e sia lui per sfiziarsi con magari una trasmissione così buttata lì o estemporanea. Quindi diciamo che più che la TV, quando siamo insieme ci va di guardare lo schermo, ci piace, che ne so, guardare un film, o anche siamo molto ghiotti di serie TV. Sì, è tanto, insomma, dopo aver letto tutto il giorno, sapete che facciamo? Andiamo a letto. E quindi stasera, prima di andare a letto, vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata di Stile Libro. Alla prossima lettura. Mi piace leggere al parco, tranquilla, con un albero a farmi compagnia. A me sotto la doccia, è peccato che è difficile. Mi piace leggere seduta a un tavolino, davanti a un buon caffè. A me piace leggere a letto, peccato che... Ovunque ami leggere, fallo con stile. Stile Libro,